così nell'Apocalisse troviamo l'immagine dell'albero della vita al quale al credente è dato di accedere per potersi nutrire. Troviamo l'immagine dell'acqua della vita, troviamo l'immagine della cena conviviale. Ecco, sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, io entrerò, cenerò con lui e lui con me. E troviamo anche l'immagine sublime dell'agnello pasquale che ci chiama alla sua mensa. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Troviamo così scritto a proposito dell'ultimo inno nel capitolo 19 di questo libro. E sono parole a noi familiari perché sono entrate nella liturgia, le sentiamo ogni volta, e quel beati è un beati che viene detto a quei cristiani che se ne fecero ascoltatori la prima volta, così come oggi viene detto a noi. E così spero che davvero questo libro, anche se ripeto, richiede un po' di impegno nella lettura, possa aiutare tutti, anche un pubblico più vasto, ad avere familiarità con l'Apocalisse, che è un libro per il presente, per leggere il presente e per guardare con occhio di speranza al futuro. E tanto più la speranza la sentiamo di casa adesso, che ci prepariamo al Giubileo, il grande Giubileo che il Papa Francesco ha voluto fare questo Giubileo della speranza. Guardiamo con speranza al futuro perché nel nostro presente c'è Cristo e con Lui possiamo stare tranquilli davvero. Grazie a tutti. Riservate un veggente che è Giovanni di Patmos, e questo veggente
gente con parresia accoglie queste esperienze mistiche, queste visioni, queste immagini forti, e ci ha mandato a scrivere per consegnarle come un messaggio alle comunità che soffrono. Si parla di 7 piccole chiese che sono nell'alveo della regione Fessina. Efeso è la capitale della provincia proconsolare dell'impero romano, e in questo ambiente, in queste comunità, i cristiani non ci vanno, una regione, la parte della regione della Turchia, in queste realtà loro vivono l'esperienza della testimonianza di fede, un libro che non ti chiude in sé ma che ti apre. E questa è la cosa che dobbiamo imparare quando ascoltiamo la parola, quando leggiamo queste pagine. Noi non vogliamo risolvere tutti i problemi, i misteri, le questioni interpretative che sono collegate ai contesti difficili di questo libro, ma aprirci a una speranza. Capire che questo libro è una rivelazione. Ecco, la seconda parola che meglio di me, il nostro grande teologo potrà spiegare. Il termine rivelazione, come voi sapete, no? Significherebbe svelamento, togliere il velo. Ma nel mondo cristiano non è la rivelazione di Hegel, di Offenbarung, in cui tu capisci tutto. La rivelazione di sé ti fa anche rimettere il velo del mistero di Dio. Per cui anche nell'amore, nella famiglia, nelle scelte della vita, tu non hai capito tutto. Tu vivi questa apertura, questo incontro. Vivere la rivelazione, accogliere la rivelazione dell'Apocalisse vuol dire rimanere un progetto misterioso che si compie dentro di te. Ecco perché è un libro aperto, perché ti apre il cuore. Ti apre il cuore, ti fa stupire di fronte a queste immagini straordinarie, a questa concatenazione simbolica di questi 7 rami che vengono presentati nell'Apocalisse. Secondo punto, vado rapidamente. Perché abbiamo bisogno di questa rivelazione oggi, che ha come centro, ci ricordava Don Antonio, il mistero di Cristo morto e risorto, agnello immolato per noi? Perché abbiamo bisogno di capire il tempo presente. Abbiamo bisogno di ascoltare per ascoltarci, di interpretare per interpretarci. E devo dire che in questi anni che ho accompagnato il caro Don Antonio, non soltanto lui ha capito l'Apocalisse, ha capito un po' meglio se stesso. Perché quando uno legge la parola ti illumina, ti dà la luce. Il Salmo 113, ricordate, lampada ai miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino. E diceva Padre Vanni nelle sue lezioni, che io ricordo molto bene, l'Apocalisse in fondo è una grande teologia della storia. Cioè, cosa vuol dire in termini semplici? Non ci fa raccontare la cronaca del sabato sera, della domenica sera, ma ci fa leggere il senso di quello che noi stiamo vivendo. Non domandarci perché succedono queste cose, perché accadono questi fatti mentre siamo qui, stanno bombardando nel sud del Libano, stanno soffrendo in Ucraina, perché? Ma domandarci allora, dando un senso alla vita, per chi dobbiamo vivere questa esperienza? Allora, l'Apocalisse è un libro antico, ma che ci aiuta a fare discernimento oggi, nel tempo che stiamo vivendo, nella famiglia, nel lavoro, nella storia della nostra esistenza, nei dolori e nelle gioie, nella salute e purtroppo, dicevamo prima con Don Pino, nella malattia che porta alla morte e ai distacchi. Abbiamo perso da poco tempo uno dei più grandi biblisti italiani, Donato Rapino. Ma mi voglio fermare questa sera sull'immagine che Don Antonio ha colto nella sua tesi, che effettivamente era difficile da cogliere, è l'immagine del banchetto. Ora io voglio dire che lui ha studiato il simbolismo eucaristico nell'Apocalisse presentando proprio questa idea straordinaria, non tanto nella istituzione dell'Eucaristia, non troveremo le parole dell'istituzione come le troviamo in Prima Corinzi 11 oppure nei paralleli di Marco 14, ma noi troveremo un'immagine bella. La porta è sempre aperta, la luce è sempre accesa, c'è un banchetto che ci accoglie. Chi ricorda il famoso canto "aggiungi un posto a tavola"? Cioè, è questa idea del banchetto. Io questa sera, però siamo in questa chiesa, tra poco celebreremo l'Eucaristia presieduta dal nostro arcivescovo. Cosa vuol dire per noi vivere il banchetto? Ma io vi faccio
una mia esperienza personale. Io due cose ricordo della mia famiglia: ho avuto papà che è morto quando avevo 16 anni, e la mia mamma è rimasta vedova, mi ha portato fino a quando diventai prete con un fratello ammalato, e poi è morta anche lei. Due cose mi rimangono: il letto di mia madre e di mio padre, il grande letto, ricordate i letti antichi, alti, e la tavola da pranzo. E quanto è bello condividere il sentirsi abbracciati e riscaldati in un letto, e se mi permettete, fratelli e sorelle, essere accanto a qualcuno che ti spezza il pane e provvede per te e ti nutre. Ma quanto è brutto vedere che quella sedia, dopo la morte di mio padre, era rimasta vuota. Io voglio evocare in me e in voi questa sera l'immagine del banchetto, perché nella Bibbia questa immagine, come i colleghi sanno meglio di me, è evocata per parlare della Pasqua, prima della risurrezione, prima della liberazione. Fate un banchetto, mettetevi insieme, immolate un agnello durante la sera, mangiatelo insieme con la cintura ai fianchi, pronti per partire, nemmeno il tempo di far lievitare i pani con gli asini per vivere la liberazione. Il banchetto dell'amicizia, il banchetto della sapienza, il banchetto della fine dei tempi. Isaia al capitolo 26 ci ricorda questa bellissima pagina: preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, non soltanto per Israele, per tutti i popoli, su questo monte un banchetto di grassi di barde, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Sai il colesterolo come sale qui, eh? Questo banchetto è l'immagine dell'incontro finale, dell'abbraccio di Dio. Pensate quanto è bello questo. Pensate, Don Antonio l'ha un po' accennato anche nelle sue linee teologiche, quanto è importante vivere oggi la domenica, lo stare insieme, il condividere il pane eucaristico. Lui vi aspetta, lui ci aspetta. È quel momento domenicale che i nostri vescovi ci ripetono ogni volta, che noi dobbiamo saper vivere, e Don Antonio ci aiuta a vivere questo banchetto. Quando in quel momento lì ancora Isaia le dice, lì nel banchetto Dio strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distese su tutte le nazioni, eliminerà per sempre la morte. La nostra tradizione, no? Anche se adesso vi dirò qualcosa che mi colpisce, ma io so che nella tradizione filippina, se c'è qualcuno presente, il giorno dei morti loro preparano da mangiare intorno alla tomba e li ricordano. Invece, è vero, padre Bruno, tu sei stato per tanti anni, una cosa che mi ha colpito anche nelle tradizioni messicane. Invece nella mia tradizione, sono torisano, ma come voi lo sapete, quando muore una persona, i vicini fanno il riconso, si chiama, portano da... È vero o no? Il banchetto diventa il luogo dove tu sperimenti la solitudine, ma allo stesso tempo sperimenti di rimanere. È bella questa immagine del banchetto. E nel banchetto noi siamo maturati, ci siamo fatti preti per celebrare il banchetto e per dire io ti assolvo. E quanto è bello vivere l'Eucaristia insieme con la nostra gente. Perciò stasera è anche la più significativo presentare questo libro qui, in questo contesto della nostra comunità. Eliminerà per sempre la morte, il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, perché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, perché la mano del Signore si poserà su questo monte. L'immagine del banchetto dunque apre, potremmo dire, la liberazione del popolo e chiude il racconto della fine dei tempi. Insomma, potremmo dire alla romana, sarà una grande bagnata, sarà un'esperienza di un incontro bellissimo nel simbolismo del banchetto. Perché quando penso al banchetto, scusate, io penso alla mia famiglia, al dolore, alla fatica di fare il pane, di portare a casa da mangiare. Penso al nutrimento di quando ero bambino, una persona che va a tavola sta bene, una persona che non può mangiare a tavola sta a letto e siamo preoccupati, un figlio che sta lontano e non c'è festa e non c'è, ci manca. Il banchetto è il luogo dell'amicizia, il luogo delle relazioni, il luogo della fraternità.
comunità dove non devi sentirti solo, aggiungi un boss. Questa chiesa sarà sempre aperta per tutti, la nostra parrocchia, ricorda Paolo nella prima Corinzi, ma anche Giacomo, è fatta per tutti, in particolare per chi ha più bisogno. Ma permettetemi il banchetto anche in luogo del futuro. E Don Antonio ha colto nel suo libro l'importanza del mistero eucaristico, se mi posso permettere, Don Antonio, perché la viveva. Tutte le volte che sono venuto qui, qualche volta ho pranzato con lui, lui è venuto diverse volte anche nella casa della cura generalizia, che conosce molto bene, dei padri locazionisti, e dove sono io posso testimoniarlo pubblicamente, il banchetto è sempre aperto. Addirittura dai locazionisti c'è un'espressione in siciliano che dice: questa è la casa tuo padre di Francia, chi viene, si siede e mangia. È un'esperienza, non vorrei che tutti quanti stasera vi presentate, ma comunque capite il valore bello dell'essere fratelli. Non possiamo non pensare oggi, terminando le mie riflessioni, a questa comunità, a questa parrocchia che Don Antonio ha evocato con emozione, ma anche alle nostre case. Con questo libro Don Antonio ci vuole aiutare a scoprire il valore della comunità, il valore della celebrazione domenicale, il dono dell'Eucaristia, ma non un'Eucaristia da un perimetro chiuso, da una porta serrata, ma dalla capacità di includere, di vivere la solidarietà, di essere accanto, di fare amicizia con chi è in crisi, di vivere la presenza nei momenti di distacco. Ecco perché io ricordo sempre, quando mia madre era sola, che ci diceva a me e mio fratello: venite a mangiare, stiamo insieme. Ho bisogno di vedervi vivere. E ci portava la Santa Messa da bambini e avevamo capito però che lei era andata alla prima messa per vivere fino in fondo l'Eucaristia negli ultimi momenti. Questo percorso di questo libro vi permetto di prendetelo, fatelo vostro, almeno i punti dove sono più leggibili rifletteteci sopra, e nel leggere questo libro coglierete la centralità di Cristo della Chiesa e in ognuno immolato, che ci fa crescere l'amore. Coglierete il valore intimo della comunione con Gesù e quanto è importante vivere il mistero pasquale di un figlio che ha un padre in cielo ma che è aperto e immolato come un agnello, l'agnellino, dice l'Apocalisse. Coglierete quanto è importante la vita spirituale centrata sull'Eucaristia, quanto è importante fare comunione tra di noi. Potrete cogliere quanto è importante che questo dono si apre per tutti, genera nel cuore dei credenti una dimensione universale. Come diceva Padre Vanni, l'Apocalisse è per tutti. Si chiude la Bibbia ma si apre la strada per tutti. E in ultimo l'Apocalisse ha una dimensione della speranza. E mai dobbiamo dimenticare che siamo nel tempo del Giubileo, il tempo della speranza. Ma la speranza, vedete, non è qualcosa di vago, non è una ipotesi, non è una ideologia. La speranza è l'immagine di una porta aperta, la speranza è l'immagine di una persona che attende, che sa attendere il rapporto con gli altri. In questi anni voglio dirvi che ho saputo attendere i tempi di Don Antonio, che voi sapete essere tempi lunghi, tempi biblici, direi tempi apocalittici, ma allo stesso tempo questa speranza in questo momento, sono felicissimo di dirlo, si è compiuta. Avete capito tutto?
don Giuseppe ha detto? Io credo di sì. L'ho capito io, quindi per forza. Avete dovuto capirlo voi. E che cosa ha fatto don Giuseppe presentandoci questo libro così come lo ha presentato? Risposta. Siccome tutti noi l'abbiamo capito, ci ha proposto una catechesi. Perché che cos'è una catechesi? Una catechesi è qualche cosa che si capisce. Se voi qui non aveste capito niente di quello che don Giuseppe ha proclamato, allora lui avrebbe fatto una teologia. Che cos'è la teologia? Una cosa che non si capisce da tutti. Che cos'è la catechesi? Una cosa che si capisce. Adesso per esempio Papa Francesco il Papa a mercoledì fanno la catechesi, che è una cosa che si dovrebbe capire. Dico, invece se non fosse così, ho preso l'abbrivio da questa osservazione per dire, purtroppo nel linguaggio e nel linguaggio ecclesiale noi siamo combinati malissimo. Perché, secondo me, don Giuseppe ha proposto una riflessione teologica. Se proprio vogliamo qualificarla, è una riflessione teologica sapienziale, e non una catechesi. Come si distingue una catechesi sul simbolismo eucaristico nell'Apocalisse da una riflessione teologica sapienziale, teologia sapienziale? Ribadisco in maniera tale che noi sentiamo perlomeno questi termini, noi la assimiliamo e li impariamo, li teniamo a mente, teologia sapienziale. C'è teologia laddove c'è sempre un affondo critico, cioè un esercizio razionale, critico. La catechesi organizza, no? La materia viva della dogmatica ecclesiale, delle verità messe insieme, già fa un lavoro critico di intelligenza, perché non c'è catechesi senza teologia, non c'è neppure il Vangelo senza teologia. Loro biblisti ci hanno abituati a dire la teologia di Marco, vedi, ma no, cos'è la teologia di Marco? Il Vangelo di Marco, e sarebbe la teologia, cioè il modo con cui Marco riflette su Dio e ci presenta il Dio di Gesù Cristo, e differisce, pur essendo lo stesso unico Vangelo, dalla teologia di Matteo, dalla teologia di Giovanni, dalla teologia di Luca. Anche il Vangelo è teologia, quindi per forza anche la catechesi deve essere teologia, perché istituisce, si dice, il nexus mysteriorum, il nesso dei misteri, e già questo stabilire il nesso è un'operazione di intelligenza. Così quando parliamo del simbolo, se l'Eucaristia vive l'Apocalisse è un simbolo, simbolo vuol dire sul ballo metto insieme, sul conda, no? Metto insieme due pezzi, sicché quando li metto insieme io ho, no? E quindi quando manca un pezzo, nell'altro pezzo vedo l'altro pezzo, perché è tutto, come si dice, è tanto, è tutto intrecciato, no? Tutto intrecciato. Subacqua vuol dire un simbolo, vedo questo segno e mi accorgo di un contenuto che non vedo e che mi si presenta invece alla mia comprensione, alla mia comprensione intellettuale, alla mia comprensione razionale, mi si presenta con un messaggio che io posso comprendere, prendere insieme, no? E questo è teologia. Perché sapienziale? Perché sviluppa e consegna un sapere, sentite questa parola, un sapere, che per essere un sapere ha a che fare, stiamo dicendo, con l'intelligenza e con la ragione, e con la ragione critica, ma se è un vero sapere, è un sapere, è un sapore, è un gusto di vita. È come quando tu bevi un po' di vino e mentre il vino
Dio ti scende nello stomaco, ti riscalda, ti dà anche nuove energie, tu dici, che buono, che gusto, dà una sensazione, no? Di vitalità, di energia e anche di piacevole gusto alla vita. Così come diciamo per il banchetto eucaristico, quello presente nella liturgia e quello appunto futuro dell'escaton, escaton vuol dire delle ultime cose, e beh, di questo si tratta, di un sapere che è un sapere, che è un gusto di vita, che è un senso di esistenza. L'Eucaristia chi è? No, che cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia chi è? L'Eucaristia è il crocifisso risorto, pane spezzato e sangue donato per amore, per ricreare relazioni vitali tra di noi. Si dice la comunione, che non può essere appunto un termine del nostro cervello, la comunione, stiamo insieme, no, la comunione è appunto il pane di vita che dà gusto e sapore e senso all'esistenza di persone che trovano in questo mangiare come convivere nella pace, nell'amicizia, nell'amore, e nell'amore di Gesù che spinge il dono della vita fino a morire per l'altro, la gioia, la felicità, somma, perché da questo amore, no, inscritto nel simbolismo eucaristico, in questo amore ci sta la nostra speranza, la speranza del nostro paradiso futuro che già qui riusciamo a vivere. Abbiamo bisogno nelle parrocchie, tutti, dai più giovani anche ai più grandi, abbiamo bisogno di teologia sapienziale, perché nella trasmissione della fede, lo dico a Sua Eccellenza, che ha, diciamo, negli anni in cui ha governato, diciamo, la diocesi, governato, lo dico governato, cioè esercitato il potere di evangelizzare, di guidare un popolo, no, governato il potere, e perché le donne non possono avere il potere, dicono il governare, il potere nella Chiesa è servire, donare la vita per guidare un popolo verso Gesù di Nazareth, e in un certo senso fare come ha fatto il Padre Eterno squarciando il cielo, guardate, questo è il figlio mio, l'eletto, in lui mi sono compiaciuto, seguite lui, la sua umanità. E beh, con tutto il travaglio che i vescovi hanno fatto e stanno facendo e faranno, no, nella trasmissione della fede, qual è il grande rischio che abbiamo corso? E di fatto i frutti e i risultati sono questi che vediamo all'interno delle chiese, i giovani sono spariti, no? È quello di aver intellettualizzato il messaggio cristiano, l'averlo impacchettato dentro idee logiche per cui è tutto chiaro. Sì, resta un mistero, però è tutto chiaro. Vedete, l'Apocalisse nel suo oscuro linguaggio fatto di immagini, e Don Antonio in questo libro mette in evidenza nel profilo tematico che lui ha scelto di ricerca, che è quello del simbolismo eucaristico, come di fatto ci troviamo in un contesto liturgico, in un contesto cultuale, non c'è soltanto il banchetto, giustamente Don Giuseppe doveva scegliere qualcosa e ha scelto il banchetto, però come lui stesso ha detto ci sono anche altri simboli, no? C'è anche l'altare, la coppa, le coppe, c'è l'agnello sgozzato tra l'altro, no? Un linguaggio certamente oscuro e si dice difficile, ma è il linguaggio dell'immaginazione, di un'immaginazione che deve poter continuare, perché ognuno ha la sua. Da questo versante il grande Dante, no, ci ha rovinati tutti, perché con la sua grande fantasia e immaginazione ci ha offerto l'inferno, il purgatorio, il paradiso, ha spiegato nei dettagli che cosa accade in questo girone, il secondo girone, il terzo girone, il quarto girone, sempre abbia, come dire, dissolto la nostra capacità immaginativa, per cui a un certo punto noi non riusciamo più a immaginare l'escaton, che cosa sarà l'escaton, e forse abbiamo false immaginazioni.
con le quali noi ascoltiamo per esempio la bellissima retorica omiletica di Don Antonio la domenica. Io sono sempre confortato per sentirti parlare, perché dico, non lo so, ma sembra che quando parli il tuo eloquio è bellissimo, è come se avessi fatto un corso di retorica, che purtroppo nei seminari non si fa più, mentre un tempo, con Aristotele stesso, la retorica e la poetica erano vie di accesso e di ricerca della verità, come la metafisica e la logica. Invece poi dopo, da San Tommaso in poi, abbiamo assunto le metafisiche e le logiche di Aristotele, abbiamo dimenticato la poetica e la retorica, e ci siamo messi a concettualizzare, e abbiamo addirittura, ecco, fatto passare l'idea che la rivelazione, Apocalisse già non è rivelazione, e uno non lo capisce, dice Apocalisse, è greco, e dice rivelazione, no, è Apocalisse. Semmai la rivelazione, che tu conosci bene perché ti suona in italiano la cosa, perché tu vieni dal latino, allora è la rivelazione che è Apocalisse. Ma no, l'Apocalisse è la rivelazione. Cosa voglio dire? Sono tutte e due le stesse cose, sinonimi. Però non è così, perché mentre Apocalisse tu non capisci di che si tratta, e uno te lo deve spiegare, ci guarda l'Apocalisse è l'irruzione nella storia dell'escaton, per cui attenzione, non devi pensare al futuro come un futuro che ancora deve venire, sì lo so, però il futuro che ancora deve venire è già prima ancora del presente che stai vivendo, perché devi uscire da sto schemino logico che ti hanno insegnato, che prima viene la creazione. Poi dopo al Genesi 3 viene il peccato, poi dopo viene la promessa, poi c'è tutta una storia di ammazzamenti, di guerre in cui Dio è lì dentro come interventista, proprio un Dio interventista, dice no, Israele non ti preoccupare, le guerre tue le faccio io, dice ma no, facci ammazzare tu qualche popolo a noi, no, voi non dovete ammazzare nessuno, li ammazzo tutti io. E fino ad arrivare a Gesù di Nazareth, il quale è questo omino, no, piccolo, perché è un ebreo, cammina per la strada della Palestina, guarisce, benefica tutti e a un certo punto rivela, crocifisso, risorto, di essere Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, come diremo l'anno prossimo con Nicea, 1700 anni di Nicea. E nessuno si accorge che così è tutto sconvolto, che non c'è il passato, il presente e il futuro, che il tempo non esiste, che il tempo si è fatto breve, come dice Paolo, o che addirittura, come dice la teologia di Marco, il tempo è compiuto, che vuol dire il tempo è finito, non c'è più quel tempo lì lineare. E perché? E perché vedi, nessuno se ne accorge, ecco perché carissimi, abbiamo bisogno di riflettere. E per riflettere, ragionare criticamente, non mica bisogna andare all'università. Certo, per esempio un cenacolo teologico in questa parrocchia, visto che il nostro carissimo Don Antonio è responsabile coordinatore, no? Ieri abbiamo deciso nel consiglio direttivo come nominarvi a te e a Don Simone, perché loro coordineranno i nuovi volti della Pontificia Accademia di Teologia, che non è soltanto un'accademia dove si lavora come ricerca scientifica, ma sarà anche, avrà anche un volto sapienziale, di teologia sapienziale, attraverso i cenacoli teologici per le cose che stiamo dicendo, e poi avrà anche un volto solidale. E il volto sapienziale e quello solidale verranno coordinati da coordinatori responsabili. Abbiamo deciso questo, no? Abbiamo bisogno, perché? E provate a vedere. Leggiamo tutti il Vangelo, no? Come inizia il Vangelo? Pensiamo alla testimonianza di Giovanni Battista. Questo cominciato dovrebbe sconvolgerci, invece no, è tutto chiaro. Noi... Viene dopo di me Gesù di Nazareth. Ma era prima di me. Prima che il mondo fosse. Chi è che prima che il mondo fosse? Il verbo svolazzante dentro la vita di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che poi a un certo punto il Figlio, mandato dal Padre, ci vai là, ti incarni in un uomo, capito, no? Come se in
fosse tempo. Se il tempo è finito con la venuta di Gesù qui, figuriamoci se in Dio c'è il tempo. E allora chi è questo qui che è nel seno del Padre? Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. È Gesù. È Gesù. Non hai nemmeno 50 anni e dici di aver visto Abramo. Io ho detto di aver visto Abramo, io. Io ho detto che Abramo ha visto me, no, io ho visto Abramo. Perché io vengo prima di Abramo, io vengo prima di Adamo. Prima che il mondo fosse, io sono Gesù di Nazareth. E allora qui abbiamo un grande problema, carissimi biblisti. E poi con il secondo, che uno pure dire, ma il primo grande problema. Dico, ma com'è? Quello che viene dopo è prima. Cioè Adamo viene prima, il primo Adamo, e Gesù è chiamato il secondo Adamo. E secondo perché viene dopo il primo, no? Se no come fai a essere secondo? Prima viene uno e poi viene due, o no? E invece il primo è stato creato nell'immagine e nella somiglianza che è il secondo. Ma questa roba qua per voi, per noi, è così, fa niente, è detto, è scritto. Questo apre e dischiude un nuovo mondo. Io creo cieli e terra nuova. C'è un nuovo testamento, c'è un nuovo comandamento. E sul nuovo comandamento, ecco, tendo a chiudere, spero di non dare cose troppo sconvolgenti, ma se le do, va bene così, anzi, meglio, no? Meglio così. Tanto ormai dice con Papa Francesco, no? Che ovviamente è un uomo di grande apertura, sicuramente non rischio di finire come Giordano Bruno, dico, bruciato al rogo, però io credo che sia il tempo, no? E questo libro potrebbe anche essere un'occasione, se nelle parti in cui ovviamente sei meno tecnico, no? Sei meno tecnico, perché comprendete, una ricerca poi scientifica è la della teologia come scienza, e insomma deve avere anche del tecnicismo, diversamente i professori non li fanno passare, perché se no dicono ma qua noi siamo università, noi siamo grande accademia, e quindi insomma ci sarà qualche pagina che se la leggi non la capisci, no? Però come fartela spiegare? Oppure in qualche modo la salti, vai a vedere ciò che capisci e poi ritorni a quello che non capisci, perché magari sulla base di ciò che hai capito dopo capirai anche anche questo, no? Qui è detto che l'escadon, che l'Apocalisse svela, e Giuseppe l'ha detto, in un certo senso svela velando. Vedete? Diventa complicato dire che svela velando. Uno dice, ma svela o vela? Se la rivelazio, ci metti un velo. Da una parte la rivelazione squarci il velo. E quando Gesù morì, no? Il velo del Tempio si squarciò, no? Per dire, questo evento che sta accadendo lì sul Calvario è la cosa che sta qui, no? La Shekinah, la presenza, la gloria di Dio, come direbbero i tedeschi, così facciamo scienza, capite? La Herrlichkeit Gottes, perché finora ho parlato così e voi mi state capendo, state immaginando che io sto facendo una predica. Allora, se io introduco un termine tedesco, tu dici no, questo sta facendo scienza teologica, purtroppo, questi sono, dice, la Herrlichkeit Gottes, oppure la Kavod, no? Di avere la presenza del Dio sulla croce che si rivela. Dio, in maniera definitiva e ultima, non ci saranno altre divinità. Tutta la storia di Israele è stata una rivelazione di un Dio che avanza, che avanza, che avanza, ma Gesù di Nazareth nella croce svela Dio così come è fatto, e lo svela
e lo svela facendolo vedere così come noi, io vedo voi, no? Sempre dentro il velo di quest'umanità e soprattutto dentro il più grande velo, che è l'evento di un crocifisso. Stabat Mater Dolorosa, la Madonna sta soffrendo, non è come dicevano i docenti, che è tutta apparenza, per cui sulla croce Gesù soffre e poi pensa e dice: ma questi cretini che mi stanno guardando, no, stanno pensando davvero che io sto soffrendo, ma se io sono un Dio, come fanno a non capire questi che Dio non soffre? Cioè, ma pare che io sto soffrendo, ma in realtà non soffre, no, io sto soffrendo Giuseppe. Ed è in questo dolore, nelle profondità, nello spessore della croce, nelle abissali profondità di questo dolore, che Dio si mostra, no, si mostra per quello che è agape eterna, come noi lo diciamo, comunione di Padre, di Figlio e di Spirito Santo, che è amicizia, amore, fratellanza, in questo grande dolore, nella condizione dell'assoluta impotenza del Dio crocifisso, si manifesta l'onnipotenza di Dio nell'amore, nella condizione di un essere muto, no? Morto in croce, viene svelata al mondo la parola più eloquente che sia mai stata udita ieri, oggi e sempre: Dio è amore. Ed è amore così, come lo vedi in questo crocifisso. Il simbolismo dell'Eucaristia ha a che fare con il banchetto, con l'altare, con tutto quello che vuoi, con le offerte, ha a che fare con l'agnello sgozzato. L'agnello sgozzato è nell'eternità di Dio, non è una cosa che accadrà dopo, dopo, dopo. È dentro la vita di Dio, perché se dovessimo andare con le nostre logiche, Gesù risorto dovrebbe appunto, come dire, non comparire nel simbolismo di un agnello col sangue, no? E lì nella figura iniziale addirittura esce sangue ad effusione su un calice, per indicare molto bene che l'agnello dell'Apocalisse e dell'Escoto ha a che fare con l'Eucaristia che celebriamo oggi. Ma quell'evento che sarà tutta la nostra benedizione nell'escaton della nostra pace e della nostra felicità assoluta non è per il futuro dopo la morte. Perché noi, anche questo è detto, siamo già morti in Cristo. Il battesimo è un entrare nella morte di Cristo. Per cui Paolo dice: io, non io, ma questa vita che vivo, la vivo nella carne, nella fede, nella carne del Figlio di Dio che ha dato se stesso per me, ecco l'Eucaristia. E se io mi immergo e capisco che l'Eucaristia è la rivelazione, allora non posso pensare che la rivelazione sia qualcosa di intellettuale. Di fatto il termine rivelazione, per indicare quello che noi indichiamo, abbiamo sempre indicato con Vangelo e con Apocalisse, è un termine molto moderno. Purtroppo noi soffriamo e viviamo nel metaverso, si dice illuministico, che ha razionalizzato tutto, per cui quando tu senti rivelazione, oppure tu senti parola di Dio, parole, soltanto parola, c'è qualche cosa, un suono che entra nel mio orecchio, elabora contenuti e significati intellettuali, per cui io comprendo la parola di Dio. Nel frattempo la gente cattolica non comprende la parola di Dio perché ha smesso di volerla comprendere, quindi che fa? Nemmeno l'ascolta. L'80% dei cattolici che vanno a messa non ascoltano nulla della parola di Dio, e quindi poi perché dovrebbero ascoltare le chiacchiere di un prete che si mette a predicare, no? La rivelazione non è un'informazione intellettuale che ti viene rivelata, svelata, no, la rivelazione è Apocalisse, cioè evento che irrompe, e nel suo irrompere rompe, no? Irruzione che rompe, che trasforma e che orienta, distruggendo il male e la morte verso la giustizia dell'amore di Dio. Perché davvero, concludo così, il problema non è l'amore di Dio, vedete? Il problema è la giustizia di ogni amore, anche quello di Dio.
la giustizia di ogni amore, anche quello di Dio. Lo faccio come un esempio accessibile a tutti, cioè il giovanotto si fa per dire cinquantenne che si innamora della ragazzina 30 anni più giovane di lui, no? Mentre ha una moglie e tre figli, che poi eventualmente lascia perché questo grande amore, no, ha travolto il suo cuore. Nessuno deve poter dire che non sia un amore, che non sia davvero innamorato, ma la domanda non è se è innamorato, se l'amore c'è, la domanda è giusto questo amore? Eh sì, perché l'amore mica te lo inventi tu, mica te lo immagini tu, te lo crei tu a modo tuo, l'amore, io amo. Se dovessi dire queste cose a dei giovani, dei ragazzi che conoscono le canzoni di Sanremo, ci direi la canzone di Neck che dice: siamo fatti per amare nonostante noi, siamo fatti per amare nonostante noi. Vuol dire che noi esseri umani siamo fatti per amare, ma non siamo noi l'amore. E poi vuol dire anche che noi esseri umani siamo fatti per amare, troviamo nell'amore la gioia, la fonte della nostra felicità, e l'unica cosa in cui troviamo gioia e felicità proprio quella cosa lì, non ci riesce, proprio quella non ci riesce. E quando uno dice no, a me riesce, è buono, stai buono, no, a te riesce. Pirandello dice: incontrerai nella tua vita milioni di maschere pochi volte. È inutile che stai lì e fai, no? Siamo felici insieme, capito? L'amore, come deve essere l'amore per essere come deve? L'amore per essere come deve essere tale e quale, amore eucaristico, l'amore del crocifisso, di colui che spinge il dono della vita fino a morire per l'altro. Diversamente non c'è né amore del marito per la moglie, né amore della mamma per i figli, né amore dei figli per la mamma, non ce n'è, perché l'amore, così viene apocalitticamente svelato, l'amore è questo Dio, è il Dio crocifisso che si è svelato così. Perciò non è che dice: fatti avanti amore, però devi riconoscere l'amore dov'è, perché se lo cerchi e lo trovi dov'è, allora lo puoi vivere, lo puoi accogliere e ti puoi lasciare trasformare nel cuore da questo grande amore. E chiudo con le parole di Giovanni Paolo II, caro Wojtyła, nei suoi versi canti al Dio nascosto, c'è un verso che dice così: l'amore mi ha spiegato tutto. L'amore è stato tutto per me e io ammiro quest'amore dovunque esso si trovi. Eh sì, lo ammiro dovunque esso si trovi, ma perché lo so quest'amore, lo conosco quest'amore, perché ogni domenica con gli occhi sgranati del cuore aperti alla meraviglia, in quest'amore io mi immergo nell'amore che Gesù è Eucaristia, che mi dice: ecco, impara l'amore, impara ad amare, accogli amore dentro di te, cioè obbedisci al comandamento dell'amore. E se impari l'amore che è nell'Eucaristia Dio, togliti dalla testa questa cosa e dovrebbe torturarti, invece dormi come se niente fosse, perché forse vivi più una fede da cattolicesimo convenzionale ma non da cristianesimo. Togliti dalla testa che Dio sia come lo hai immaginato e pensato fino adesso, perché Dio non è così. Dio è solo e sempre amore, per cui lui non castiga, non manda violenza, non chiede violenza agli esseri umani, non manda nessuna piaga all'Egitto, men che meno quella di ammazzare tutti i figli primogeniti, non manda nessun diluvio universale, non chiede a Saul di passare a quel disfatto.
perché simbolismo di guardo l'Eucaristia è vero l'invisibile Dio. Perché Dio nessuno l'ha visto, ma il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, attraverso i suoi simboli che ci ha lasciato, l'Eucaristia, che è Lui presente in mezzo a noi, ormai ce l'ha comunicato, ci fa vedere l'invisibile. Questa è la fede. E nell'invisibilità di Dio, io che cosa vedo? Solo amore, sempre amore. Non un Dio che castiga. Non esistono i castighi di Dio. Anzi di più, i castighi di Dio non sono mai esistiti. Perciò togliate dall'atto di dolore, perché peccando non meritate i tuoi castighi. Perché quando tu pecchi, ti confessi, hai un unico grande diritto, nella giustizia dell'amore di Dio, di essere perdonato, non castigato. Grazie. Direi che stasera possiamo andarcene, non subito perché c'è la messa e anche quello che seguirà, che penso che anche quello interesserà, però quando ce ne andremo a casa al termine di questa esperienza penso che andremo tutti veramente arricchiti da questo confronto, non con il mio libro ma con la parola di Dio che ci è stato offerto con anche certa forza e incisività da Don Giuseppe e da Sua Eccellenza. E vorrei ringraziare infine Sua Eccellenza ancora una volta pubblicamente per la fiducia che mi ha accordato chiamandomi a collaborare con lui presso la Pontificia Accademia di Teologia in questo rinnovato impegno dell'Accademia a cercare di offrire un volto non solo accademico appunto ma anche sapienziale e caritativo della teologia secondo le indicazioni che lo stesso Papa Francesco ci ha dato. Grazie davvero Eccellenza, questa fiducia spero di poterla sempre tenere cara e anche meritarla. E grazie di nuovo a Don Giuseppe che mi ha accompagnato in questi anni e sono sicuro mi accompagnerà ancora in un cammino che speriamo con questo libro possa avere ancora qualche frutto. E grazie a tutti ancora.